Allora, ben trovati a tutti. È un altro momento di quelli significativi che riguardano questo nuovo percorso che mi trovo a fare. Il momento in cui presentiamo un'altra lista che si aggiunge alla coalizione di centrosinistra che mi sostiene. Questa lista, avete visto, si chiama Casa Livorno, è un'idea che ci è venuta perché vuol rappresentare realmente quelle, le sensazioni, le emozioni di chi si sente a casa. E dentro questa lista si sentiranno a casa tanti personaggi, saranno più di 20-25, e che noi presenteremo di volta in volta durante queste settimane. Fisso già un prossimo appuntamento per la settimana che verrà, dove presenteremo altri 4 componenti di questa lista. Adesso ne presentiamo 4, in realtà 5, perché il quinto ha avuto un piccolo contrattempo, ma lo annunciamo ugualmente e poi verrà la presentazione della prossima settimana. Qua in sala ci sono anche altri che hanno aderito e che io ringrazio, che sono qua ad ascoltare e saranno protagonisti delle prossime conferenze stampa, perché poi voi mi insegnate, mi rivolgo ai giornalisti che sono qua, che se io creo più appuntamenti ho più spazio sul giornale, ho più spazio in televisione, quindi visto che lo spazio è prezioso sui giornali e in televisione, io farò di tutto per averne il più possibile. Allora, cominciamo dalle 4 persone che sono qua accanto a me, più la quinta che vi dirò. Sono particolarmente soddisfatto e felice di avere due donne, due uomini che rappresentano delle eccellenze nel lavoro che fanno, nelle attività che svolgono. E quindi io comincio dalle donne, comincio da Cinzia Simoni, io gli farei un applauso a Cinzia, non è sulla fiducia perché noi conosciamo già da tanti anni quello che Cinzia fa con l'ARCI nel mondo del sociale, tutte le sue attività che poi magari ci racconterà. Grazie Cinzia di essere qua. Vado a salutare l'unica direttrice donna di strutture culturali e teatrali di Livorno, Leonora Zacchi, che ringraziamo, è la direttrice del Grattacielo e che ci racconterà come è nata questa voglia, questa idea di impegnarsi. Saluto un ragazzo che dal primo minuto mi ha dato una grossa mano nel costruire anche questa lista, è Matteo Bagnoli, che è il presidente dell'ABIS, un ragazzo che in poco tempo, continuando il bel lavoro fatto dal precedente presidente, ha dato uno sprint importante all'ABIS, occupandosi di un tema come quello del sangue, dell'aiuto del prossimo, con lo spirito giusto, con la voglia e l'entusiasmo di un giovane che sa coinvolgere i giovani. E questo è quello che ho colto e per questo è qua con noi. E poi arrivo a chi ci ha fatto esultare tante volte guardandolo in televisione, guardando le sue performance in vasca, Federico Turrini, olimpionico, rappresenta il mondo dello sport e lo rappresenta attraverso i suoi successi, la sua attività seria e soprattutto anche il suo percorso di studi, ad esempio, che lo ha portato alla laurea, al giusto modo di intendere l'attività agonistica ad alto livello, inserita però nella società, cioè inserita in un mondo dove poi bisogna prepararsi, formarsi per essere cittadino a tutto tondo. Quindi grazie anche a Federico. Questi sono i 4. Annuncio anche, non è qui ma sarà la prossima presentazione, la prossima settimana, un personaggio come Simone Lenzi che rappresenta l'eccellenza nel mondo della cultura a livello nazionale, e quindi Simone Lenzi farà parte di questa lista e sta lavorando già con i gruppi che si stanno trovando di settimana in settimana, anzi di giorno in giorno al fronte cultura, e quindi Simone Lenzi è un altro nome importante che entra a far parte di Casa Livorno. Ok, io se volete